ASMR shop. È entrato per curiosità. Questo è uno shop ASMR, ovvero qui trattiamo articoli pensati specificatamente per gli ASMR. Sentire. Lei è un ASMR artist. Vuole aprire un canale. Ho capito. Quindi stava cercando qualcosa di adatto. No, questa non è in vendita. Nemmeno gli orecchini. In questo negozio noi vendiamo soprattutto articoli di Banggood. Le posso mostrare qualcosa, giusto? Gli oggetti, alcuni oggetti basic, oppure alcune idee per poter fare dei nuovi video. Adesso sa, sono tanti gli ASMR artist, quindi è fondamentale trovare qualcosa di originale, di diverso. Certo, ne mostro qualcosa. Allora, vediamo, vediamo. Ah, beh, questo è un classico. Questo è il classico prodotto per il massaggio del cuoio capelluto. Oltretutto, oltre a poterlo usare nei video, può anche usarlo per sé. Glielo mostro. Vede, si appoggia così. E si sente subito questo massaggio che provoca un sacco di brividini rilassanti. È fantastico. È veramente una cosa indescrivibile. È piacevole. Sentito com'è piacevole. Sì, è piacevolissimo, è stupendo. Ma sì, questo mi sembra costi un euro, pochissimo. Va bene, questo lo prende. Ok, le mostro qualcos'altro. Vediamo. Ah, ecco questa. A me sono sempre piaciute le clessidre. Trovo estremamente rilassante il fatto che invece di contenere delle lancette il tempo sia molto relativo. Guardi, è quasi ipnotica.
da inserire in un video ASMR, sia per farci del tapping, come sto facendo io, ma anche da mettere proprio in mostra mentre si fa un video e si fa qualcos'altro, e questa tiene anche il tempo di quanto stiamo registrando, e la trovo estremamente rilassante e ipnotica proprio. Guardi, spero che questa le piace, ci vuol pensare, va bene, io intanto l'appoggio qua. Poi mi faccia pensare, sì, guardi, questo è un oggetto veramente utilissimo. Che cos'è? È una testa, vede, può essere appoggiata. Può essere tenuta appoggiata su una superficie piana, oppure anche può essere messa inclinata. Dietro c'è anche un foro, per cui volendo può essere anche inserita in qualche modo su un cavalletto. E come vede è una testina che si presta per vari roleplay. Anche la fascia di Bangkok, le ho messo la fascia proprio perché così rende più l'idea di una spa, di un personal attention per poter fare questo video. È bella, vero? No, non costa tanto, mi sembra sui 10 euro, costa pochissimo, vale veramente la pena, perché poi qua può fare appunto anche dei massaggi. Anche la fascia, sì.
sia che lei faccia un role play con una persona vera di taglio dei capelli, però mi immagino che se non è capace possa essere molto rischioso. Quindi può fare anche un role play con una testina e glielo può mettere, perché rende il tutto ancora più verosimile. La puoi mettere anche questa qua. Vede?
Io sono